Questo è il mio diario segreto e solo lui può contenere i miei segreti più grandi. Anche perché se qualcuno venisse a sapere quello che c'è scritto dentro, sarebbe la fine. Caro diario, ho conosciuto una persona molto speciale. È bellissimo, biondo e con gli occhi azzurri. Oh, Lauretta, oggi ti sfido a qualcosa di davvero divertente. Sasso, carta, forbice. Sono bravissima in questo gioco. Sarà una passeggiata per me. Una passeggiata dove? Dove dobbiamo andare? Scusami. Dai, Mike, era uno scherzo, stavo per dire che è facilissimo da fare questo gioco, forza. Allora, sasso, carta, forbice. Ho vinto io! Mike, ho fatto anche io la forbice. Ah, ok, allora non abbiamo vinto. Dobbiamo rifare, dobbiamo fare. Sì, ovvio. Sasso, carta, forbice! Ho vinto io di nuovo! Mike, ho fatto sasso. Sasso contro sasso fa sasso. Nessuno Ma io ne ho messi due. Ma dai, ma si gioca con una mano. Ah. Rifacciamo. Sasso, carta, forbice! Allora, c'è qualcosa che non va. Leoncini, secondo me Lauretta mi sta copiando. Non so come. Secondo me, Mike, mi sta imbrogliando. Perché dovrei imbrogliare? Scusami. Perché stai copiando le mie mosse. Ma non è vero che sto copiando le tue mosse. Ah, secondo me ci vorrebbe un arbitro. Così non discutiamo e lui stabilisce il regolamento. Bellissima idea. A chi potremmo chiedere, secondo te? Non lo so, fammi pensare. A tua sorella. A mia sorella Nicole? Sì! Ah, a mia sorella! Dai, è un'ottima idea, andiamo a chiederglielo! Sì, andiamo a chiederglielo! In effetti, Laura, è da un po' che non si vede Nicole! Chissà dove si è cacciata! È vero! Quindi sarebbe un'ottima idea se lei facesse il nostro arbitro! Ma è meglio che andiamo a controllare, però! Sì, che dici? Dai, andiamo dentro a vedere dove è finita! Oh, magari sta giocando con i miei giochi! Non deve permettersi! Ecco qua! Finalmente, adesso che te l'ho detto, mi sento molto più tranquilla e spero proprio che mai nessuno potrà leggere questo diario. Come mi sento fortunata ad averti! Sei il mio migliore amico! Con! Dove ti sei cacciata? Stai giocando a nascondino? Dai, vieni fuori! Oddio, mi stanno chiamando, devo nascondere il diario perché se lo scoprono... Dove lo nascondo? Qua! Mamma mia, sono qua! Devo fare qualcosa per forza! Gol! Gol! Dove sei finita? Dove sei finita? Vieni fuori! Cosa sta facendo? Da qualche parte! No. Laura, l'hai mica trovata! Mike, sì, l'ho trovata! È là! Ma... Ma... Cosa sta facendo? Nicole! Ciao, ragazzi! Ciao, Nicole! Ma cosa stavi facendo? Niente, stavo semplicemente sistemando un po' qua perché, vedi, c'è un po' di polvere. Sì, Nicole, è fatto così il fungo, non è sporco di polvere? Mi sembrava. Che sbadata che sono! Dovevo trovare una scusa migliore. Poverina Laura, dai, ci stava aiutando. Non ti arrabbiare con lei, alla fine la tua sorellina è molto gentile. Pulisce dove tu non pulisci. Grazie, Mike. Sei sempre così gentile con me. Non mi convince mia sorella Nicole. Secondo me stava facendo qualcosa di nascosto. Mi è venuta un'idea. Nicole, devo chiederti una cosa bellissima. Dimmi tutto. Ti va di fare qualche TikTok con Mike? Certo che voglio fare qualche TikTok con Mike. Se vuoi fare, allora puoi andarci. Ma certo che ci vado. Ah, che bello, finalmente posso fare qualcosa con Mike. Ah, che bello, Mike, finalmente facciamo qualche TikTok insieme. Che bello, io però non sono molto bravo. Va bene. Ma sì, andiamo. Va bene, andiamo a fare qualche TikTok. Laura, me la pagherai, vedrai. Sai che non sono capace a fare queste cose, eppure me le fai fare. Dai, Mike, andiamo, facciamo qualche TikTok. Mi piace fare queste cose. Andiamo. Ho mandato di là Nicole insieme a Mike perché secondo me mi sta nascondendo qualcosa. E potrebbe essere innamorata di Mike. Ho bisogno di un consiglio. Fammi chiamare la mia amica subito. Allora, il numero... Pronto? Ciao,
Ascolta, ho bisogno di chiederti un super consiglio. Secondo me, mia sorella mi sta nascondendo qualcosa. Ah? Sì? Ottima idea! Perché non ci ho pensato prima? Mannaggia! Ah! Guarda che faccio adesso! Bravo, sei! Com'è venuto secondo te? Bravissimo. Ma è venuto bene il TikTok. Stavo parlando del TikTok, non stavo parlando di me. Io lo so di essere bravo, Nicole. Sono un ballerino nato. Sì, ma sei il migliore di tutti comunque. Ma ti è piaciuto il TikTok? Bellissimo. Oh. Secondo me dovresti farne un altro. No, adesso non esageriamo. Sai, ti ho detto che non mi piace proprio. Io ti ho accontentato. Però io direi che possiamo anche fermarci qua. E poi te lo dico fuori dai denti. Sono sempre obbligato a farli con Laura. Però a me non piace minimamente. Sono bravo solo negli sport. A me è venuta una super idea, Mike. Ma perché non ci apriamo un canale TikTok insieme? Assolutamente no. Sa, me l'ha fatto aprire Laura insieme a lei. E questa cosa l'ho sentita davvero molto pesante. Quindi mi dispiace, Nicole, non sono proprio molto propenso a quest'idea. Ma dai, ti prego. Sai quanto successo che faremo insieme noi due su TikTok? Tu ci stai già immaginando Mike e Nicole, nuovi TikTok influencer? No, Nicole, pessima idea, è troppo complicata come cosa. Prego, Mike, fallo per me. Io sono la sorella di Laura. Nicole, mi stai mettendo a disagio. Non lo so, facciamo che ci penso un pochino prima, ok? Certo, Mike, prenditi tutto il tempo che vuoi. Però pensaci, Oh, grazie, Chanel, per questo bellissimo consiglio! Sei l'amica migliore del mondo! Baci, ciao! Ragazzi, mia sorella Nicole, quando era piccola, scriveva qualsiasi cosa sul suo diario segreto. E anche se adesso è diventata grande, secondo me, sta nascondendo qualcosa all'interno. E prima si aggirava in questa zona in modo molto sospetto. Ne sono quasi sicura. L'ha proprio nascosto in questa zona. Dove potrebbe essere? Sai, Mike, Laura è davvero fortunata ad avere un ragazzo come te. Sì, grazie. Lo so. Però, Nicole, posso dirti una cosa? Ma che certo. Rimane tra noi, però, ti prego, mi raccomando. Certo. In realtà, alcune volte Laura mi tratta davvero molto male. Oh no, Mike, mi dispiace tantissimo. Dillo a me. Se io fossi la tua ragazza, non ti tratterei mai male. Anzi, ti tratterei come un principe azzurro. Va bene, Nicole. Ok, io ti ricordo solo che sono con Laura, ma non importa, facciamo che questa conversazione non è mai avvenuta, che è meglio. No, sono troppo bassa, non ci arrivo. C'è qualcosa. Mannaggia, ho fatto rumore. Mi sembra di aver toccato qualcosa. Però non ci arrivo. Andiamo a prendere una sedia. Hai sentito che rumore che viene dalla sala? Eh sì, è successo qualcosa in sala. Oh, magari Laura sei fatta male. Laura! Andiamo a vedere. Tutto bene? Sei morta? Tutto bene, sorellina? Sorellina? Stanno arrivando. Dove posso nasconderlo? Non devono vedere. Laura, tutto bene? Ho sentito un casino dalla cameretta. Sorellina, tutto bene? Ah, sì, tutto bene. Stavo spolverando. Sei sicura? Sì, tutto bene. Poi stavo anche un po' canticchiando. Mike, l'hai già fatto vedere il nuovo super scivolo che abbiamo in giardino? Cosa
stai facendo, Nicola? Ascolta quello che ti sto dicendo io. C'è qualcosa lì. Abbiamo uno scivolo spettacolare nel nostro super giardino. No, Nicola! Stati, Laura, ma cosa stai facendo? Vai indietro! Laura, ti ricordo che Nicola è grande, non gliene fregherà una mazza di vedere il nuovo scivolo. E poi non è nuovo. Ce l'abbiamo ora da 2 anni. Ah. Giardino. Ah, ho capito, sì, Nicole! Andiamo a vedere lo scivolo, è bellissimo! No, non mi interessa lo ascoltami, scivolo. Ascoltami, è qualcosa di bellissimo. Vieni con me. Va bene, dai. Qualsiasi cosa pur dire. Sì, è molto bello, è molto bello. No, dai, tranquilla, andiamo a vedere lo scivolo. Finalmente sono sola! E questo è proprio il diario segreto di mia sorella Nicole! Non vedo l'ora di leggerlo! È proprio prezioso il suo diario! Vediamo cosa c'è all'interno! Voi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi subito al nostro canale per vedere anche voi cosa c'è scritto all'interno di questo super diario segreto! Ah, mi stavo dimenticando! Mi raccomando, attivate anche la campanellina! Non ci voglio credere! Sono sbalordita da quello che c'è scritto! E io adesso cosa mi invento? Mike, allora dimmi, cos'è che mi dovevi mostrare? Sì, lo scivolo, guarda, ti mostro lo scivolo! E va bene, fammi vedere lo scivolo, anche se non mi interessa, però che bello posso stare di più con Mike! Allora, ci sono questi gradini che praticamente devi prendere, salire e poi praticamente... No, Mike, non mi interessa dello scivolo! Ti lanci giù, non ti interessa dello scivolo! No. Facciamo una cosa allora, ti mostro un qualcosa che rimarrai sbalordita! Va bene, dai, fammi vedere. Ti faccio vedere un'imitazione bellissima. Ok, io guardo, eh. Indovina che cos'è? È un dinosauro, ti do un indizio. Devo concentrarmi. Bravo, Mike, bravissimo sei, bravissimo. Ti è piaciuto? Guarda, te ne mostro un altro. Vuoi vedere come va il Velociraptor? Vai. Bravo. Sei bravissimo! Lo so. Sai, da piccolo avrei sempre sognato di fare l'animatore e queste cose qua. Però secondo me sei nato per fare queste cose. Mi piace, vuoi vederne un altro? Un altro, vai. Vuoi vedere? Guarda, ti faccio vedere il collo lungo. Sei sempre bellissimo quando fai queste cose. Grazie, Nicole. Laura non mi fa mai complimenti quando gli faccio queste imitazioni. E non ho mai capito perché. E a voi, ragazzi, è piaciuto? Scrivetecelo qua sotto nei commenti. Ok, Mike, sei stato molto bravo. Però, sai, non so come dirtelo. È stato tutto molto divertente, ma non era molto realistico. Secondo me dovresti esercitarti un po' di più. Va bene, però migliorerò. So che posso farne altri di belli. Certo, sei stato bravissimo. Però, sai, mi è venuto un po' di caldo. Che mi dici se torniamo dentro? No, dove vai? Vuoi che Laura mi uccida? Guarda, te ne faccio uno che sicuramente non hai mai visto. Dai, va bene. Allora, l'ultimo. Caro diario, non so come dirglielo, ma mia sorella è più brutta di me. Oh, ragazzi, sono sconvolta! Ha scritto una cosa bruttissima! E poi, guardate cosa ha scritto! Brutta! Con i baffi! Antipatica! Tutti questi aggettivi a me! Fatemi continuare a leggere. Sono appena arrivata a casa di Mike e non pensavo fosse così simpatico. Ma a prescindere che Nicole pensa che Mike sia simpatico, perché l'ha scritto proprio sul suo diario segreto? Anche se, a pensarci bene, non ha scritto niente di che. Cioè, alla fine ha solo scritto che è simpatico, non ha detto che è bello e che ha dei bei capelli, eccetera, eccetera. E soprattutto, non ha scritto che vuole fidanzarsi con lui. Però devo continuare assolutamente a leggere. Non posso fermarmi qua.
Mike, cosa stai facendo? Mike? Mike? Capperi! Non vedi che stavo facendo il camaleonte? Ero in silenzio! È un'imitazione! Perché comunque, se sai, anche il camaleonte è dell'epoca dei dinosauri, quindi è tipo un dinosauro, secondo me. No. Era perfetto, visto? No, Mike. Ero immobile! Il camaleonte non si fa così, se. E allora, sei tanto brava! Sei tanto brava! Facci vedere te come si fa il camaleonte, no? Farò vedere. Dai, guardiamo, sono proprio curioso, fammi vedere! Ma hai mai visto un camaleonte con la bocca aperta? Certo, perché stava aspettando da mangiare. Sì, cosa aspetta? Da mangiare così? Dai, Nicole, non sei brava come me, sono più bravo io, no, però, dai. Sono stata più brava io. Ma io non sono convinto questa volta, sai? Io non sbaglio mai e te l'ho detto, da bambino avevo un sogno. Volevo diventare un clown. Hai ragione, Mike. Prima era diverso il sogno, però va bene lo stesso. Sei stato bravissimo come al solito. Ah, grazie, Nicole. Caro diario, questa notte ho fatto un sogno bruttissimo. E dovevo scegliere tra Mike, Laura e me stessa una persona da buttare nel pozzo. Ed io, ovviamente, non potevo non salvare... Beh, avrà salvato me e se stessa. Ovviamente ho salvato lui. Mi avrebbe buttato in un pozzo! Continuo a leggere. Una volta mia sorella Laura ha usato le mie scarpe preferite e me le ha strisciate tutte. Io la odio! Mia sorella mi detesta! So che non avrei dovuto leggere il suo diario segreto, ma se non lo leggevo, non scoprivo tutte le cose che lei scriveva di me! E soprattutto sceglierebbe sempre Mike! Non ci posso credere! Sono davvero arrabbiata per questa cosa! Guarda allora, le mie imitazioni non ti sono piaciute, però guarda adesso cosa faccio! Vai. Sempre parte del circo! Okay. Ti faccio vedere un vero giocoliere! Sei bravissimo, però... Riprovo! Ma... Laura, dov'è finita? Ma non è che sia dentro a guardare il mio diario segreto? Guarda Nicole, io devo andare dentro, ho troppa sete. Sono rimasto da solo, mi eserciterò lo stesso un pochino. Laura, sorellina, dove sei? Laura, Nicole, sta arrivando! Dove sei? Non posso di certo farmi vedere col suo diario segreto in mano, devo nasconderlo da qualche parte. Laura, ma dov'è finita? Laura, sorellina, ma perché questa sedia è qua? Non è che abbia cercato di guardare dove fosse il mio diario? Mi sono dovuta nascondere qua in bagno per finire di leggere il suo diario segreto prima che mi scopra. Sono arrivata all'ultima pagina del suo diario segreto, quella che ha scritto proprio oggi. Devo confessarlo, è da tanto tempo che non mi succedeva. Mi sono innamorata! Ma com'è possibile che si sia innamorata? È stata tutto il giorno con me e con Mike! Laura, ma dove sei finita? Laura? Sorellina, ma cosa sta facendo? Sorellina, sei in bagno? Sto fuori! Silenzio, devo continuare a leggere! Mi sono innamorata di un ragazzo fidanzato! L'unico ragazzo che Nicola ha visto oggi è Mike! Ed è proprio fidanzato! Laura, apri! Laura! Devo trovare una scusa per farmi aprire! Laura, devo andare in bagno! Apri! Sono innamorata di Mike! Nicola! Laura! Nicola! Che succede, sorellina? Ti vedo un po' agitata. Ho scoperto tutta la verità! Tieni il tuo diario! Devo dirti proprio una cosa! Dimmi Laura! Io ti amo! Penso che abbia scoperto proprio tutto, Laura. Beh, ora non mi resta che far innamorare Mike di me, perché io sono la più bella. Io ci voglio riprovare, poi magari divento bravissimo e un giorno divento un grande giocoliere. Forse non fa proprio per me.